Next Dream, adesso entriamo nell'episodio, ragazzi. Dove eravamo rimasti con Next Dream, caro Paolo? Eravamo rimasti con... eravamo rimasti in che dopo l'arrivo di Shizaki si vede che affronta la dura realtà che è il campionato italiano, ma in generale quello della rosa dell'Inter, ovvero che i livelli non sono paragonabili a quello di un club giapponese. E anche se Aoi ha finalmente trovato la sua forma in questo spazio dell'Inter, anche con Gino Hernandez, Shizaki fa un po' difficoltà, anche se sembra comunque motivato a impegnarsi quanto possibile per trovarsi un posto tra le file di questa nuova Inter, che ha tra le sue file, oltre alla Dinamo, il principe del sole Shingo Aoi e al potere perfetto Gino Hernandez, qualche nuovo innesto. Qualche nuovo innesto che non ha ancora un nome, ma sembra avere quantomeno le fattezze di Zlatan Ibrahimovic. Recuperatevi il precedente episodio di Next Dream se ve lo siete perso. E in panchina, l'ombra vertical, Hector Cooper. Ora non mi ricordo il nome che aveva in Next Dream. Tipo Hector Culpe. Qualcosa tipo del genere, lo recuperiamo adesso, tanto nel nuovo episodio credo che verrà citato. E lo andremo a recuperare e vediamo chi c'è. Andiamo a vedere lotta contro la tensione. Zaki. Let's go. Campo di allenamento della Lombardia, che è l'Inter. Eccolo qua. La squadra ha organizzato un amichevole per testare la formazione prima del campionato. Aoi è tra i titolari, insieme a Gino Hernandez, e sfugge ai difensori avversari grazie alla sua naturale velocità. Fate largo, nessuno può fermarmi! Eccolo, sempre la solita finta d'angolo retto che fa dal 92. Questo è bellissimo, il dribbling, troppo bello. Ecco, sempre la stessa finta, segnateli da... Da Fullit, grande Fullit. Non l'ho salutato, Bax. Buonasera, Bax, grande mod, ben trovato. Buonasera, Bax. Sto andando alla grande, riesco a giocare come piace a me. Ma carichissimo. Le esperienze nell'Albese e nel torneo sportivo internazionale mi hanno reso più forte, come sempre. Torneo sportivo internazionale, apro e chiudo parentesi, le Olimpiadi del Rising Sun. Giusto, Paolo? Yes. Assurdo! Aoi è diventato ancora più bravo con i dribbling. E sto scioccato. E rimane lì come un asino. Devo darmi da fare anch'io. Anche se ormai sono in panchina, il mio vero posto è in campo. Fallo per la tua tipa che c'hai. Sua moglie, ormai sono sposati, vabbè. Devo essere sempre pronto alla chiamata. Ecco il coach Raul Clupe. I dribbling di Shingo sono davvero notevoli. Già, coach, se deve essere il vice, non è molto alto, ma compensa con la sua incredibile velocità. Anch'io l'ho pensata così, Tony, la chiamata di Gesù. Era un po' mistica come aspetto la chiamata, però anch'io l'ho pensato, ma non volevo essere blasfemo, però vedo che l'avete pensata tutti alla stessa maniera così. Bene, ci siamo capiti. È vero, ma la velocità da sola non basta per sopravvivere in Serie A. È lo stesso problema che aveva avuto Yuga ai tempi, no? Potenza tutta di una gamba, una sola qualità eccellente, le altre da livellare, non gli avevano permesso di debuttare quantomeno titolare, anzi di debuttare titolare, occhio. Però di non essere all'altezza dei difensori della giungla. Essere della sostituito Serie A al primo tempo, insomma. Però dopo aver sprindellato Thuram e Cannavaro, che comunque di pedate ne avevano prese a sufficienza da essere poi più agilmente superati da Delpi, Inzars e compagnia cantante. Diciamo che Yuga, ok, è stato sostituito, ma ha ammorbidito per bene i due difensori. Titolare sì, però poi, ecco, non gli è bastato per la conferma. Diventerò un titolare della Lombardia. Shingo ci crede, è molto più carico rispetto a Shizaki.
Ora, più determinato. Forza! Più determinato. Pedatone, sempre con lo stesso sprite. E boom baby! E la butta dentro. No. Bel tiro! Ma lei face qualcosa invece di dire bel tiro e basta. Per lui era tra le riserve, era fermo. Sì. Infatti il mister gli chiede: Ishizaki, te la senti di giocare? Ma certo! C'è una chiamata che è arrivata. È arrivata la chiamata. Sono sempre pronto. Non prontissimo, però dice di essere pronto. Oh, finalmente è arrivato il mio momento. Però sono un po' agitato. Male, molto male. Vabbè, normale, ci può anche stare, eh. Ishizaki, però adesso fermi tutti. Quando Ishizaki entra a metà partita da nervoso, di solito succedono disastri. Palle in faccia. Non è, non, l'ultima volta che è entrato, Paolo, ti ricordi? Uno degli esordi di Ishizaki. Entra Nankatsu. Subentra, okay. Si è fatto male forse primo... Urabe. Sì, primo che... tocco di Ishizaki. Primo tocco di Ishizaki è a banana. Come e... ormai. E va dove? Va dentro la porta di Morisaki. Sì. Dove lo ricordavate questo fatto? È per me, l'incubo è finito. Addio. Addio. Esatto, e questo è quello questo è quello che è successo. Gli hanno detto addios quando lui ha visto l'autogol. Niente, ora fa autogol a Gino. Vediamo. Sì, pure le skill che gli fanno sono banali. Vediamo, autogol contro la Nawa. Esatto, bravo Alex, esattamente così. Ishizaki entra a metà partita, ma i suoi movimenti sono visibilmente rigidi a causa della tensione. Tirare fuori, sta morendo qui. No, è lì che c'ha l'affanno della tensione. Fiatone. Cavolo, non riesco a muovermi bene. Si vede che fa fatica. Di questo passo la partita finirà. Non avrò compicciato? Compicciato? Compicciato. Google. Non lo so. Google, che cavolo significa? Sei ignorante. Compicciato. Compicciare. Fermi. Vabbè, qua è italiano. Vai. Portare a termine alla meno peggio. È dialettale toscano. Az, Ishizaki fiorentino. Ishizaki fiorentino. Compicciare. Dialettale toscano. Portare a termine alla meno peggio. Ishizaki con la annuncia corta corta. Bravo Max, vedi che me l'ha dato l'assist. Lo sa, vedi? Perché a volte quando ti trasferisci in un altro paese impari prima le cose più gergali, dialettali, piuttosto che la lingua corrente. Compicciato. Chissà che cacchio di translator hanno utilizzato quelli della club per fare compicciato, però rende l'idea. Hanno preso qualcuno di Firenze e lo pagano 5 euro a puntata. Maremma bucaiola, non ho compicciato nulla. E vabbè. Di questo passo la partita finirà e non avrò compicciato nulla. Adesso la nuova serie sarà Roberto Benigni a doppiare Ishizaki. Ishizaki, sveglia, ti ripasso la palla. Aoi capisce la necessità del compagno e gli passa il pallone. Quello ok, però a me non mi sembra tanto. Oh, ok. Palla che arriva di Shingo. Ishizaki, aia, gambone rigido, gamba destra molle, gamba sinistra piantata al suolo. Oh no, Gli è scappata Maremma impestata. Ma pallone che vola via. No, ma davvero? Non ci credo. No, non può essere. Ah, non ha fatto autogol, ok. Quei maledetti hanno tirato in porta. Accidenti, non farò mai in tempo. Tranquillo, ci penso io. Gino sicurezza, Gino quello del banner dell'Inter. Gino De Paola. Bam! Di giallo vestito. Va in presa sicura. Color Simpson. Bella parata. Meno male. Stavano per segnare per colpa mia.
Siamo ti devi svegliare, Rio. Insomma... Ecco, vedi, gliel'ha detto anche Shingo. Ishizaki, rimaniamo concentrati. Sì, sì. Ancora non molto sicuro, sì, però. Si deve... è un po' agitato. Il coach mi sta guardando. Devo fare bella figura. Dai, Rio, su. Aoi continua a correre lungo e largo per il campo, partecipando attivamente in attacco e in difesa. Grazie a lui, il Lombardia vince la partita con un punteggio di 2-0. Ishizaki, mamma mia, che immagine. Ishizaki non è riuscito a distinguersi ed è stato sostituito. Grazie. È entrato e sostituito. Sì. Insomma. Sì. Buonasera Al, e buonasera Gabriele e Dark Scorpio. Buonasera a tutti ragazzi. Gino si è adattato bene e anche Shingo ha giocato al meglio delle sue forze. Il problema è Ishizaki. Era deconcentrato e i suoi movimenti mancavano di coordinazione. Non c'è posto per chi non porta risultati. Se giocherà così anche nella prossima partita, non avrò scelta. Fuori dalle scatole. Lo rimane indietro. L'ho fatta grossa. Ma altro che buona impressione. Sono stato una palla al piede. Mi manderanno in qualche altra squadra. Devi avere più fiducia in te stesso, Ishizaki. Tendi sempre a sminuirti. Questo è un problema di testa. Non sei mai stato così timoroso quando giocavi nella nazionale giapponese. Hai ragione, così non va. È parecchio giù di morale. Spero che non si demoralizzi troppo. Anche Gino è preoccupato. Sono certo che si riprenderà. Anche se oggi era diverso dal solito. Forse voleva così tanto fare bella figura che ha giocato male per la troppa tensione. Gino Hernandez ci ha preso, dentro. Freud. Però la ragione è quella. Ishizaki, hai ancora una possibilità. Anche se sbagli, puoi sempre compensare con la tua forza d'animo. Devi solo giocare come fai sempre. E qui si conclude questo capitolo. Vediamo se ce n'è un altro. No, sì, 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 ce ne sono due. Ti ho visto sull'altro... Stile di gioco personale. E vediamo se c'è la vendetta di Ishizaki. C'è la resurrezione di Ishizaki. Dopo la chiamata arriva la resurrezione. Vediamo se... Non che mi lasciano l'ultimo. Vediamo se c'è, un Ishizaki che dà il colpo di reni e ce la fa. Andiamo. Adesso arriva il cazziatone a casa, sicuro. Sono a casa. Eccolo. Yukari, eccola qua. Yukari e Ishizaki ormai sono sposati. Bentornato. Oggi avevi la partita di allenamento, vero? Com'è andata? Un bijou. Bellissimo. È andata benissimo. È stato fortissimo, rubato palla, ha fatto gol. Ho capito. Le mogli capiscono. Ho capito. Ti si legge in faccia che è successo qualcosa. Hai fatto qualche danno durante la partita? Solo qualche. Ma va, non ti sfugge nulla, eh? E qui Ishizaki racconta che era talmente preoccupato per i suoi risultati che non ha retto la tensione e ha mancato il pallone. Devo sfruttare i miei punti di forza e giocare come faccio di solito. Mi dispiace, Yukari, ti faccio sempre preoccupare. Tranquillo. Tanto sai già cosa devi fare, giusto? Assolutamente sì. Bene. Allora la cena è quasi pronta. Mangiamo prima che si freddi. E qui Ishizaki mangia avidamente. Mamma mia, ma alla Son Goku.
Ora devo risolvere questa situazione. 300 ciotole ora sul tavolo. Esatto. Devo risolvere questa situazione. A differenza di Tsubasa, io ci metto un po' a ingranare. Ma se mi impegno, otterrò sicuramente dei risultati. Altrimenti non sarei arrivato fin qui. Bravo, così si fa. Domani ce la metterò tutta. E se domani andrà male, lo farò il giorno dopo. Prima o poi andrà meglio. Bravo Shizaki. Non ho intenzione di cambiare il mio modo di fare. Continuerò a farmi coraggio. Negli occhi c'è ancora la fiammella, C'è ancora la fiammella. Eccolo qua. Non si arrende così facilmente. Forza! Facciamo girare la palla! Oh, sarà stato Shingo a insegnargli quei termini in italiano? Vedo che sta migliorando. Gli ho insegnato solo poche parole, ma Ishizaki riesce comunque a esprimersi. Si vede che è in gran forma. Grazie a lui anche la squadra è piena di energia. Non si è perso d'animo per la partita di ieri. Ha una grande forza mentale. L'energia e il coraggio sono le sue armi migliori. Non si lascerà più abbattere. E vediamo il coach che osserva. Nella prossima amichevole potrei far giocare di nuovo Ishizaki. Se si fosse perso d'animo per la sconfitta di ieri, non gli avrei dato un'altra possibilità. Forza! Facciamoci sentire! È carico. È carico. Sembra che si sia ripreso del tutto. Stavolta sta dando prova delle sue vere capacità. Gli darò solo questa possibilità. Poi starà a lui tramutarla in qualcosa di concreto. Nella partita amichevole successiva, eccolo! Eccolo! Si fa valere! Carico a panettoni! Non passerai! Bravo! Marca lo stretto! Non supereranno le nostre difese! Ma quanto reggerà? Se continua con questi ritmi, si stancherà subito! Infatti è già un po' corto d'ossigeno, c'è un po' di fiatone, c'è, un po' di fiatone c'è. Dannazione, ho esagerato, sono rimasto senza fiato. Oh, sto morendo. Oh no. Ma non posso cedere proprio ora, devo restare in piedi, anche per Yukari. Oh. Eccolo, urlo demoniaco, vi farò vedere di cosa sono capace. Oh, no. Tickle, in intercetto. Bella intercettazione Shizaki. Ora tocca a noi Aoi. Porta la palla in prima linea. Finalmente uno con cui parlare la propria lingua, vero Shingo? Lascia fare a me. E poi parte Aoi. Triplice fischio. Musica di gloria. In Lombardia vince la partita di allenamento per 3-0. Aoi dà prova della sua abilità segnando un altro gol. Ishizaki non ha dato tempo agli avversari di reagire. Ha contribuito al gioco con un magnifico contropiede. Eccolo. Con lo sprite della Nankatsu, ma vabbè. Bel lavoro Ishizaki. Oggi hai fatto faville. Oggi mi sono proprio superato. Con un po' di energia e un po' di fegato si può fare tutto. Questo è il mio stile personale. Abbiamo ancora tempo prima del campionato. Darò prova della mia forza a modo mio e dimostrerò che sono necessario per la squadra. Ishizaki, oggi hai ritrovato la fiducia in te stesso. E il coach apprezza. Sono sorpreso. La difesa di Ishizaki è stata impeccabile e poco elegante, ma piena di vigore. Se oggi non avesse mostrato miglioramenti, l'avrei trasferito in Serie B, ma ormai non sarà necessario. Lo stile energico di Ishizaki potrebbe diventare essenziale per la squadra. E ce l'ha fatta, l'ha svangata! Il duo giapponese pure! Non vedo l'ora di vedere il nostro duo giapponese all'opera. 1-2 1-2 Aoi Shizaki. A posto siamo. Madossi.
A posto siamo. Bene. Bellino, bellino, dai, mi è piaciuta questa storia di rivalsa di Ishizaki. Ecco, sono quelle cose che a me piacciono di Next Dream, no? Di vedere un po' il dietro le quinte, non solo le partite, ma vedere un po' i personaggi come si muovono durante la loro crescita professionale e umana. Per cui sì, io questa cosa di Next Dream la apprezzo. Certo, non è che stiamo parlando di una trama scritta e diretta da Stephen King, però diciamo che mi è piaciuto. Dai, gli do un 7 più di incoraggiamento. 7 perché, più? Sì, sì, gli do un 7 più di incoraggiamento perché mi piace vedere altri personaggi che conquistano il loro posto del mondo. Mi piace vedere un'altra squadra, al di là che sia l'Inter, vedere un'altra squadra che aggiunge rapporti di forza in questo grande mosaico che è la Champions League di Next Dream, dove cominciano a essere tante le compagini che possono darci belle partite da vivere. Io sogno ancora quel Porto con Dragonfly. Ecco, esatto. E voglio vederne sempre di più. Quindi, positivo avere tanti altri team che si aggiungono perché rendono incerta la narrazione. Adesso siamo ancora nella fase del pre-spiegone. Voglio vedere quando arriveranno le partite vere cosa salterà fuori. Vostro commento. No, se posso iniziare. Allora, carina questa cosa di Ishizaki. Se no, che ti fanno un po' la storia morale, un po' di Oishi. Giustamente, all'inizio tu avevi fatto questa critica, no? Che Ishizaki è arrivato all'Inter un po' a casaccio, no? Sì. Questo più o meno, secondo me è stata un po' una risposta a queste due lamentele, perché fa capire il contesto in cui Ishizaki si è dovuto abituare, fa capire, credo, che non è che è già pronto, no? Ci sta, però un po' di velocità in più. Cioè, sì. Nel senso, sì, ok. Anche meno. Cioè, questa cosa di Ishizaki è durata 2 mesi. Cioè, bella. Ma anche meno. Però ci sono tante squadre, insomma. Io spero il prossimo mese si torna a fare le partite, perché finora non si è ancora visto il Bayern giocare. Vero. Il Porto non si è visto, l'Inter neanche, non si è ancora vista giocare. Infatti io mi aspettavo che questo mese c'era Inter-Juve, e invece no. No. Qualcun'altra cosa può essere, non abbiamo ancora visto niente della Premier League. Vero, manca ancora quindi City. Io dico, troppa roba manca. Quindi io, cioè, capito, la cosa più assurda è che in questo momento, secondo Next Dream, City e Pascal e Galvan non sono ancora al City. Però ci cioè, se noi sappiamo che stanno là è perché stanno le carte. Li abbiamo anche pullati. Sì, però, sì, capito, per sì, dire... questo è il difetto cronico ormai di Next Dream, nel senso che se lo continua a portare dietro e non lo risolve. Boh, quando lo risolverà? Probabilmente mai, perché ormai quanto tempo è che c'ha, che siamo arrivati qua? Quasi 2 anni? Qua il ritmo della narrazione è questo. La Champions League ancora non l'abbiamo vista neanche col binocolo. Questo vuol dire che... No, se ci stanno anche i mondiali, e a me sta cosa fa paura, perché sempre più persone stanno parlando che questo gioco prima o poi deve fare la brutta fine. Ma perché deve fare la brutta fine, scusa? Non lo so. Secondo me questa cosa qui, ma a parte che tutti dicono, ma lo dicono da almeno 3 anni. Ma sì, sono le solite cazzatine, lo dicono, sono sempre i soliti, e continuano a giocare, continuano a shoppare. Quindi non cambia, è impossibile l'umore. No, è possibile no, però il fatto che Next Dream sia così lento è perché secondo me è un qualcosa di programmato. Io non ci credo che questa cosa viene fatta mese per mese. Secondo me almeno 7-8 episodi sono già fatti belli che pronti, poi vengono periodicamente rilasciati. Sì, sicuramente è qualcosa di programma. Quindi vuol dire che loro hanno almeno in mano un altro 6-7 mesi alla volta, secondo me, se non di più. Quindi di chiuderlo una cosa così imminente non mi sembra. Poi sai, domani clicchi, non c'è più niente, troveremo altro da fare. Però sì, sul fatto che sia estremamente lento sono d'accordissimo con te, Paolo, Cioè doveva appunto, perché doveva essere l'alternativa alla lentezza di Takahashi, e invece l'ha presa però
Beh, perché comunque c'è la supervisione di Takahashi, e se la dea Takahashi da supervisionare, cioè, madre, diventi vecchio. Takahashi che Tsubasa World Light per questa versione, per chi non lo sa, verrà introdotto nella Hall of Fame della JFA, dell'Associazione Calcistica Giapponese. Ecco, esatto, fatto. Sì, hai fatto bene a specificarlo. Calma, non ho ancora pullato. No, calma. Non ho ancora pullato, no. Sì, quindi verrà introdotto nella Hall of Fame della J-League, appunto per il suo grande contributo dato alla Serie A giapponese. Rafficona, ma proprio di tre parole sui voti, Paolo, sentire il tuo? In generale o il capitolo in sé? 7. Ok. Juan Diaz? Ma 6.5, io. Molto quello bene. Più azione. Hai qualche... Un po' più di azione, okay. Avrei preferito. Okay. Però, tutto sommato, bello anche questo. Io comunque quando vedo qualcosa di nuovo che viene portato avanti, di base sono soddisfatto. Poi è vero che non è oro colato e vorremmo vedere ritmi e cose più spigliate, l'abbiamo sempre detto. Però vedere che comunque mensilmente c'è un contenuto nuovo, inedito, mai visto, secondo me è positivo. E non è neanche così scontato di sti tempi. Poi vabbè, ottobre avremo da sbrodolarci a sufficienza con le cose nuove. E vabbè. Bene!